Sapete che roba se fosse tipo un professore? Questo, cioè, un professore di, non lo so, di giurisprudenza che entra, gli fanno questo applauso, 76 anni, si caga addosso. Che appena, perché lo applaudono perché è appena stato assolto per, dalle accuse di molestie, robe degli anni 80, applauso ai ragazzi, bravo, non l'ho toccata! L'idea di provare a fare una serata improv all'università deriva dal fatto che io non ho fatto l'università, quindi mi sembrava una cosa figa. Fine, questa era la profondità del progetto. Però io quando ho finito il liceo ho detto all'esame di maturità, quando la professoressa di matematica ha chiesto cosa avremmo fatto in futuro, io ho detto voglio fare lo sceneggiatore. Lei sul mio nome, in ordine, ha tirato una riga. Ho fatto una scuola di cinema, prima una scuola di cinema di quelle dove si riuniscono dei 60-70 anni a Roma, l'ho fatta a Cinecittà, che non stanno lavorando e quindi si trovano fra di loro e dicono senti sta bella idea che c'ho, fa una bella scuola di cinema, così se inculiamo i ragazzetti con velleità. Io ho visto l'home page di questa scuola e ho detto a mio padre, papà voglio fare cinema, ti prego dammi soldi. Mio padre, se siete qua, sapete come parla. Richieste particolari? Va bene, tieni i soldi. Sono andato a Roma, teoricamente c'era un test d'ingresso. Il test d'ingresso era lui che ti diceva tu sei un ragazzo straordinario. Però per entrare serve questa risposta. Tu hai intenzione di pagare in una sola tranche? O facciamo una cosa divisa? No, ecco, tieni i miei soldi. Non salivo sul palco con la barba da un sacco di tempo, sia per questione di scaramanzia, sia perché sono molto molto stanco. Cioè mi sento come quei professori che sicuramente voi incontrerete che vengono a fare le lezioni ma hanno i cazzi loro. C'è qualcuno che fa il professore qua? Ah, tu, grande, alle scuole medie. Fighissimo. E cosa insegni? Italiano, storia e geografia. Racconta a noi che non siamo professori cosa scatta nella testa di una persona quando sta pensando alla sera prima che ha bevuto, ha pippato come una merda, sta litigando con i suoi genitori, è un casino nella vita con la sua ragazza, un disastro totale, e deve entrare in classe e parlare di italiano, Quasimodo, si va. Intanto non hai mai detto che era non vero quello che ho detto io, quindi... Non hai mai detto, no, ma io aspetta, né mi drogo né bevo. Hai detto, sì, martedì, certo. Stai parlando proprio di martedì mattina, ok. Noi qui siamo nella facoltà di chimica, storica, mitica. La prima università della storia dell'umanità. Anche se a Padova hanno qualcosa da dire su questo. Cosa? Hai detto Padova? Perché appena li senti nominare quelle merde? O perché sei di lì? E altre... Padova e il Donbass. È tutto iniziato per quello. Scherzo, evitiamo battute che potrebbero costarmi direttamente la carriera. E come professore e come comico. Cosa studi di bello? Lettere moderne, che figata. Qual è il tuo obiettivo dopo aver studiato lettere moderne? Insegnare. Quindi tu vai a essere al mio posto, diciamo, cioè fisicamente, nel senso, qui che entri, e che tipo di professore vorresti essere? Appassionato. Wow, cioè vuoi entrare dentro con i libri sotto braccio, giacca di velluto con toppe, scrivere la lavagna al tuo nome e partire tu, apri pagina 10. Io non so niente in università, quindi è tipo come in America per me. E sei anche fortissimo a football. E sostituisci il ragazzo non bravo a studiare ma forte a football che viene ucciso. Che vive in un quartiere tosto, tipo a Quartoggiaro. La zona della gang, lì, tu eri andato là, lo stavi salvando, lo stavi tipo scoprendo Forrester, lo stavi iniziando la letteratura, ma lui boom, viene scolpito, quindi tu ti metti il casco, diventi quarterback degli statale. Quale potrebbe essere un buon nome per la squadra di football della statale? Chiedo a te.
Sì. Ah, Statale Eagles. Statale Eagles. Le aquile della statale. Di dove sei? Sei di Barletta, Puglia. Ok, dimmi che collegamento hai fatto per associare una delle università più prestigiose e antiche d'Italia, la città di Milano, e dei rapaci che vivono sui monti, che non so se hai visto delle aquile a Milano. Come ti è venuto? L'America. L'America. Vabbè, grazie. I nomi delle squadre in America sono tutti così, certo, sì, il gioco ironico era farlo tipo la statale Pigeons, potrebbe essere. Vabbè, però il Politecnico di Milano è mille volte meglio di quello di Torino, quando mai si sente... Allora, questa cosa l'ho detta, un po' populista l'ho detta, cioè, un po' come quando la Meloni dice quelle cose scontatissime, tipo davanti a una platea di tutti i tassinari, le escono con gli occhi da colesterolo, dice un taxi è importante perché... brava, il taxi! Però quando mai si sente dire progetto sviluppato al Politecnico di Torino? Mai. Ci sono università dove si fa economia al di là della Bocconi? Che rapporto c'è a Bologna con la Bocconi? Sì, sì, puoi dirlo, certo. Tipo, voi siete Hogwarts e loro sono i cattivi, sono Voldemort. Voldemort calabrese, però. Ricchissimo. Con tutti i suoi studenti, con le Hogan e tutti i suoi... Ogni volta che qualcuno ha successo nel mondo dell'economia e non ha fatto la Bocconi, ha questo rettore calabrese. Potter. Cosa si fa in ingegneria biomedica? Si sviluppano macchinari che poi vanno nell'ambito medico. Credi? Pensa che il progetto Manhattan, quando si creò la bomba atomica, nacque nello stesso modo. Quando hanno chiesto Oppenheimer, si fa una bomba, cioè, i giapponesi sono delle merde, cioè, gliela tiriamo, credo, nel senso, penso. Ma ci sono delle faide fra le facoltà? Sì, certo, ci sono. Chi sono i più odiati? Tutti in gestionale. Come mai sono odiati a ingegneria gestionale? Perché non fanno niente. E guadagnano di più. Quindi dal loro punto di vista loro diranno di tutti gli altri, sono stupidi. Voi invece che idea avete di questa, del futuro dell'università? Se domande tipo i talk, tipo Basement Caffè con Di Chiele. Di Chiele, Sofia Viscardi in mezzo a un professore universitario. Cioè, tu cosa pensi? Cioè, secondo te l'università, esatto, cioè, ha a che fare con l'universo questo nome o... Hai mai provato a vederlo da questo punto di vista? Io ci diamo del tu. Ma veramente io sarei il rettore a Bologna. Va bene darsi del tu, però cazzo, cioè, nel senso, cioè, ho 76 anni, 4 lati. Sì, però l'importante è la vicinanza. Cioè, fra il mio mondo e il tuo, no? Cioè, hai capito che te... Non sai che non ho più un cazzo. Dicendo, fammi parlare un attimo a Sofia. No, per favore, non voglio... Ragazzi, sorrizza tutti, cazzo. Quindi grazie per il tipo di domanda.